se non dobbiamo mai giudicare un altro nella sua anima, siamo invece tenuti a giudicare sempre noi stessi sulla base delle volontà del nostro io. Per una semplice differenza, il compito soggettivo di ciascuna anima, di ciascun figlio di Dio, e possiamo intendere ciascuno di noi figlio di Dio nel momento che siamo abilitati a chiamarlo tutti Padre nostro, in virtù di tutto ciò, noi siamo sempre tenuti a purificare il nostro libero arbitrio in base al quale dobbiamo scegliere ed eleggere il nostro Dio relativo, relativo solo a quanto è stato determinato nella nostra vita relativa. Visto che questo è il compito assegnato a ciascuno di noi, noi dobbiamo vigilare sulla purezza con la quale noi portiamo avanti questo compito. È un compito assoluto, spirituale, perché dobbiamo eleggere comunque il valore assoluto che regola a nostro giudizio noi stessi e gli altri. E dobbiamo vigilare perché questo compito sia svolto nel modo migliore. Quindi non dobbiamo, sapendo che anche noi abbiamo avuto assegnato un personaggio reale, posto come la base relativa al nostro io relativo, pur sapendo che il personaggio non dipende da noi, noi dobbiamo sapere invece che il nostro arbitrio spirituale, che supererà il personaggio eleggendo il Dio che supera quanto è posto in relazione al personaggio, essendo vero questo libero arbitrio che noi abbiamo, dobbiamo vigilare perché non sia un arbitrio, ma una scelta ottimale. Di conseguenza siamo tenuti a confessare a noi stessi e alla parte divina assoluta di noi stessi le manchevolezze che riscopriamo nella nostra volontà, perché essa aderisce alcune volte e altre no, alle cose che appaiono determinate dalla volontà nel personaggio. Noi sappiamo che non sono determinate dalla volontà dell'io, ma da un disegno. Però siamo intrappolati in questa apparente determinazione del mondo in base alla nostra volontà, tanto che alcune volte aderiamo alle cose cattive compiute dal personaggio, avendo idealizzato un Dio che non è Dio ma è il diavolo. Noi dobbiamo idealizzare proprio il bene e non il male, quindi dobbiamo vigilare sulla purezza con la quale il nostro io fissa le sue regole assolute, ossia il suo Dio assoluto. E dobbiamo tenere sotto sorveglianza il rapporto del nostro io, figlio di Dio, con Dio Padre, sapendo bene
che il nostro io, se lo contaminiamo con quanto è attribuito al nostro personaggio, è contaminato di una realtà che mette in croce l'assolutezza di Dio Padre. E il nostro compito vero e primo sta nel liberare Dio Padre dalla croce che ha assunto come figlio in ciascuno di noi.